Sì, per le ragioni addotte dall'assessore Cafarotti siamo qui oggi a reinterpretare la delibera 47 del 2018 in chiave migliorativa e nel rispetto di tutte le categorie che sono interessate da questo importante provvedimento. Lo sono le somministrazioni, lo sono gli esercizi di consumo sul posto. Se parliamo di alimentare, che oggi è una categoria che molto divide anche se vogliamo i residenti. Ecco, qui c'è un equilibrio importante da preservare, non è facile, abbiamo visto c'è molto, non potrei definirlo che livore, non vorrei vederlo in questo senso, tra residenti spesso e attività commerciali. Invece ci deve essere un equilibrio tra il residente, tra la somministrazione e il consumo sul posto, nel reciproco rispetto di cittadini che vivono la città e cittadini che operano e lavorano nella città e quindi contribuiscono al benessere anche della città, e in questo caso della città storica. Roma Capitale è una città che non ha eguali, va preservata in modo particolare e questo regolamento lo fa. Ora, quello che dovremmo chiedere a tutte le categorie interessate è la compartecipazione nel rispetto di queste regole e l'attuazione di ogni minimo dettame, ogni minima regola e norma ivi prescritta. È chiaro che già la originale 47 fortemente cercava di limitare determinate aperture, potremmo definire di mini market o di negozi di souvenir che in qualche modo dilagavano nella città storica. E questo penso che trova l'accordo di tutte le forze politiche, perché è un fenomeno che non riguarda solo la capitale, ma sicuramente interessa in particolar modo la capitale, che ha dei flussi turistici molto importanti. Ora, chiunque di noi si trovi a passeggiare vicino ai tesori che custodisce questa città sa e vede che le pareti dei negozi, e parlo degli esterni, sono tappezzate di souvenir, sono tappezzate di cose che la normativa che questa amministrazione ha approvato non permette. E qui richiamo l'attenzione anche a tutte le forze di controllo affinché ci sia un controllo capillare, perché ci siano interventi specifici e mirati a combattere questo abusivismo. E su questo sicuramente dovremo lavorare con maggiore incisività. Venendo alle innovazioni di questa proposta, sicuramente la sentenza e le sentenze del TAR del Consiglio di Stato vanno un pochino a intervenire tra lo spazio che sarà creato tra la legge Bersani, che era un'apertura totale sia in termini di orari che in termini di tipologie verso gli esercizi commerciali, e una serie di interpretazioni che il MISE aveva fatto di questa legge. E se vogliamo, la parola interpretazione è anche riduttiva. Come hanno evidenziato queste sentenze, evidentemente il MISE era sceso in un livello di dettaglio tale che non era conforme a quello che erano le intenzioni del legislatore. E parlo in particolar modo appunto della discriminazione negli arredi. La non abbinabilità degli arredi era una delle discriminanti adotte dal MISE e non dalla legge, come differenziazione tra esercizio di consumo sul posto e somministrazione. Questo le sentenze hanno evidenziato che non è così, che è il servizio organizzato e strutturato e il servizio assistito che fanno la principale differenza delle somministrazioni. È chiaro che poi anche la dimensione degli spazi, anche determinate altre modalità di esercizio possono costituire un'importante differenziazione, ma questo, ripeto, non era un ruolo che spettava al MISE. Altre migliorie sono state adotte per rendere appunto la delibera
più resistente al tempo, se vogliamo usare, perché si parla in alcuni casi di adeguamento alla normativa legislazioni nazionali e regionali, e sicuramente l'intento dell'assessore Cafarotti, e secondo noi ci è riuscito pienamente, è quello di potenziare la qualità di questa delibera e intervenire in quello che deve essere un compito di tutti i cittadini, cioè preservare il più grande patrimonio culturale e storico del pianeta, Roma Capitale. Grazie.